accessori, precari, santuari, subordinati, solidali, mobili, temporanei, socialmente utili, formati a coppia o ripartiti, cooperativi e neurocorporati. Tranquilli, mai. E la lista l'ho presa dal sito del Ministero, sono tutte categorie realmente esistenti, non mi sono inventato niente. Eppure c'è ancora gente che ha il coraggio di scrivere manuali sulla felicità lavorativa, tipo Patrick Lencioni. Non è un tennista, lo so che tu il nome. Lo sconfigura ha scritto un libro per informarci quali sono i tre segni che ci permettono di riconoscere un lavoro infame e che ci dà infelicità. I tre segni sono l'anonimità, a nessuno importa realmente chi tu sia come persona, che ci sia o non ci sia la tua scrivania, non gliene frega niente a nessuno. L'irrilevanza, cioè che tu sia lì al tuo posto o che qualcun altro faccia il tuo lavoro e tu lo inverta con quell'altro che viene a chiamarti per bere il caffè e poi vi scambiate di scrivania, non importa niente a nessuno. E la non misurabilità, cioè a nessuno interessa veramente che tipo di lavoro tu stia facendo e che quantità di lavoro tu stia facendo. Ergo, secondo il buon Lencioni, starsene ad una scrivania tutto il giorno, ignorati a cazzeggiare su Facebook senza che il tuo capo venga lì a stressarti da infelicità. In miniera lo manderai il Lencioni. Miniera. Esatto. Questo losco figura ci racconta nel libro di Brian, un manager in pensione che invece che starsene tranquillo a casa con i cani, i nipotini, si infila nella gestione di un ristorante e va a massacrare tutti. Ristorante in crisi, va a massacrare tutti con la produttività a tutti i costi, costi quel che costa. Che se Lencioni avesse lavorato una settimana in catena di montaggio, coi tempi cronometrati anche per andare a pisciare, forse non avrebbe scritto sta cazzata. E sì che